Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è lunedì, per la grazia di Dio stiamo incominciando un'altra settimana, settimana che antecede la domenica di Pasqua e noi stiamo leggendo la parola di Dio ormai da tantissimo tempo, felici per questo cammino attraverso la lettura della parola di Dio. Stiamo leggendo il libro del profeta Geremia. Noi la settimana scorsa ci siamo lasciati nel capitolo 32, versetto 15. Quindi noi oggi concluderemo capitolo 32 e poi leggeremo tutto il capitolo 33. Quindi noi incominciamo questa mattina da Geremia capitolo 32 versetto 16, parola del nostro Signore. Dopo che io ebbi consegnato l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, pregai il Signore dicendo: Ah Signore, ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua gran potenza e con il tuo braccio steso. Non c'è nulla troppo difficile per te. Tu usi benevolenza verso mille generazioni e dai la retribuzione per l'iniquità dei padri ai figli dopo di loro. Tu sei Dio grande, potente, il cui nome è Signore degli eserciti. Tu sei grande in pensieri e potente in opere. Hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai fatto nel paese d'Egitto, in Israele e fra gli uomini fino a questo giorno miracoli e prodigi. Ti sei acquistato un nome qual esso è oggi. Tu conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con miracoli e prodigi, con mano potente e braccio steso con gran terrore. Desti loro questi paesi che avevi giurato ai loro padri di dar loro, un paese dove scorrono latte e miele. Essi vi entrarono e ne presero possesso, ma non hanno ubbidito alla tua voce e non hanno camminato secondo la tua legge. Tutto quello che avevi loro comandato di fare essi non l'hanno fatto, perciò tu hai riversato su di essi tutti questi mali. Ecco, le opere d'assedio giungono fino alla città per prenderla, la città vinta dalla spada, dalla fame, dalla peste e dalla mano e data in mano ai dei caldei che combattono contro di lei. Quello che tu hai detto è avvenuto ed ecco tu lo vedi. Eppure, Signore Dio, tu mi hai detto: comprati con denaro il campo e chiama dei testimoni, ma la città è data in mano dei caldei. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Perciò così parla il Signore: Ecco, io do questa città in mano dei caldei, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, il quale la conquisterà. E i caldei che combattono contro questa città vi entreranno, vi appiccheranno il fuoco e incenderanno le case sui cui tetti hanno offerto profumi a Baal e fatto libazione ad altri dei per provocare la mia ira. Poiché i figli di Israele e i figli di Giuda hanno fatto sin dalla loro adolescenza ciò che è male ai miei occhi, poiché i figli di Israele non hanno fatto che provocare la mia ira con l'opera delle loro mani, dice il Signore. Infatti questa città dal giorno che fu costruita sino ad oggi è stata una continua provocazione alla mia ira e al mio furore, al punto che la voglio togliere via dalla mia presenza. A causa di tutto il male che i figli di Israele e i figli di Giuda hanno fatto per provocare la mia ira, essi, i loro re, i loro principi, i loro sacerdoti, i loro profeti, gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, mi hanno voltato non con la faccia ma le spalle. Sebbene io li abbia istruiti continuamente fin dalla mattina
essi non hanno dato ascolto per ricevere la correzione, ma hanno messo le loro abominazioni nella casa sulla quale ho invocato il mio nome per profanarla. Hanno costruito gli alti luoghi di Baal, che sono nella valle dei figli di Inom, per passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie, offrendoli a Moloch, una cosa che io non avevo comandata loro e non mi era venuto in mente che si dovesse commettere una tale abominazione, facendo peccare Giuda. Ma ora, in seguito a tutto questo, così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo a questa città della quale voi dite, essa è data in mano dei re di Babilonia, per la spada, per la fame e per la peste. Ecco, io li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione. Li farò tornare in questo luogo e ve li farò abitare al sicuro. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano per sempre, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, che non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene. Metterò il mio timore nel loro cuore, perché non si allontanino da me. Metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore e con tutta l'anima mia. Poiché così parla il Signore, come ho fatto venire su questo popolo un gran male, così farò venire su di lui tutto il bene che gli prometto. Si compreranno dei campi in questo paese dei quali voi dite è desolato, non c'è più né uomo né bestia, è dato in mano dei Caldei. Si compreranno dei campi con denaro, si scriveranno gli atti, si sigilleranno, si chiameranno testimoni nel paese di Beniamino e nei luoghi circostanti a Gerusalemme, nelle città di Giuda, nelle città della regione montuosa, nelle città della pianura, nelle città della regione meridionale, poiché io farò tornare quelli che sono deportati, dice il Signore. Geremia capitolo 33. La parola del Signore fu rivolta per la seconda volta a Geremia in questi termini, mentre egli era ancora rinchiuso nel cortile della prigione. Così parla il Signore che sta per far questo, il Signore che lo concepisce per mandarlo ad effetto, colui che ha il nome il Signore. Invocami e io ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Infatti così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo alle case di questa città e riguardo alla casa dei re di Giuda, che saranno diroccate per far fronte ai terrapieni e alla spada del nemico. Quando si verrà a combattere contro i Caldei a riempire quelle case di cadaveri di uomini che io colpirò nella mia ira e nel mio furore, per le cui malvagità io nasconderò la mia faccia a questa città. Ecco, io recherò ad essa medicazione e rimedi, guarirò i suoi abitanti e aprirò loro un tesoro di pace e di verità. Farò tornare dalla deportazione Giuda e Israele, li ristabilirò come erano prima, li purificherò di tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me. Perdonerò tutte le loro iniquità con cui hanno peccato contro di me e si sono ribellati a me. Questa città sarà per me un motivo di gioia, di lode e di gloria fra tutte le nazioni della terra, che essi udranno tutto il bene che io sto per far loro. Essi temeranno e tremeranno a causa di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a Gerusalemme.
Così parla il Signore: in questo luogo del quale voi dite è un deserto, non c'è più uomo né bestia. Nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme che sono desolate e dove non è più né uomo né abitante né bestia. Si udrà ancora il grido di gioia, il grido di esultanza, il canto dello sposo, il canto della sposa e la voce di quelli che dicono: celebrate il Signore degli eserciti, poiché il Signore è buono, poiché la sua bontà dura per sempre. E che portano offerte di ringraziamento nella casa del Signore, poiché io farò tornare i deportati nel paese e lo ristabilirò come era prima, dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti. In questo luogo desolato, dove non c'è più né uomo né bestia, in tutte le sue città ci saranno ancora delle abitazioni di pastori che faranno riposare i loro greggi. Nelle città della regione montuosa, nella città della pianura, nelle città del mezzogiorno, nel paese di Beniamino, nei dintorni di Gerusalemme e nella città di Giuda, le pecore passeranno ancora sotto la mano di chi le conta, dice il Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io manderò ad effetto la buona parola che ho pronunziata riguardo alla casa di Israele e riguardo alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo io farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia ed esso eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme abiterà al sicuro. Questo è il nome con cui sarà chiamata: Signore, nostra giustizia. Poiché così parla il Signore, non verrà mai meno a Davide che chi sieda sul trono della casa di Israele. Ai sacerdoti levitici non verrà mai meno in mia presenza chi offra olocausti, chi faccia fumare le offerte e chi faccia tutti i giorni sacrifici. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Così parla il Signore: se voi potete annullare il mio patto con il giorno e il mio patto con la notte, in maniera che il giorno e la notte non vengano al tempo loro, allora si potrà anche annullare il mio patto con Davide, mio servitore, in modo che egli non abbia più figlio che regni sul suo trono e con i sacerdoti levitici, miei ministri. Come non si può contare l'esercito del cielo, né misurare la sabbia del mare, così io moltiplicherò la discendenza di Davide, mio servitore, e i leviti che fanno il servizio in mio onore. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Non hai posto mente alle parole di questo popolo quando va dicendo: le due famiglie che il Signore aveva scelte le ha rigettate? Così disprezzano il mio popolo che agli occhi loro non è più una nazione? Così parla il Signore: se io non ho stabilito il mio patto con il giorno e con la notte e se non fosse fissato le leggi del cielo e della terra, allora rigetterò anche la progenie di Giacobbe e di Davide, mio servitore. E non prenderò più dai suoi discendenti coloro che governeranno la discendenza di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, poiché io farò tornare i loro esuli e avrò pietà di loro. Parola del Signore. Quindi noi abbiamo letto la seconda parte del capitolo 32, abbiamo letto tutto il capitolo 33, che sono 26 versetti, e domani, a Dio piacendo, noi incominceremo dal capitolo 34. Io ti auguro una settimana benedetta e che io e te possiamo ricordarci che il Signore ha instaurato un nuovo patto con noi. Nuovo patto fatto attraverso il sangue dell'agnello che toglie il peccato del mondo, Gesù Cristo di Nazareth. Che il Signore possa guidarti durante questa settimana e che possiamo riflettere al sacrificio unico, ineguagliabile del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, oggi e sempre. Mi raccomando, metti un like e condividi, medita nella parola, passa parola, fai in modo che questa parola non entri soltanto nel tuo cuore, ma nel cuore di tante persone che ne hanno bisogno. Buona settimana insieme a Cristo Gesù.